Sono un po' con bluce, ma non importa. La intro ve la faccio da qua, da un autogrill, perché sono partito presto. E adesso continuiamo il nostro viaggio verso Colle delle Finestre, il suo forte e qualcos'altro. Oddio! Ci troviamo di fronte al Forte delle Finestre, omonimo forte del Colle delle Finestre, edificato nel 1891 sullo spalto che guarda verso la strada delle Finestre, così da avere il zona di attacco rivolta verso la strada della Sietta e la valle Pian dell'Alpe e Ussò. Come ho detto, costruito nel 1891, presentava classica muratura in pietra di quegli anni e armato con due torrette a scomparsa di tipo Gruson da 57 mm. Non c'è molto da parlare di questo forte. Era a difesa di questa strada che collegava la Val di Susa con la Val Ghisone. Aveva
un reggimento che poteva tenere un reggimento di 200 uomini e durante la prima guerra mondiale fu, come tanti altri forti, presero le armi per portarle al fronte, però finita la prima guerra mondiale non fu più riarmato lui, perché lontano dai confini, non come è successo con lo Chaberton o lo Jaffro, poi vennero riarmati, lui rimase senza e praticamente l'ha poi abbandonato perché non aveva più validità militare, troppo lontano dal confine. E come si presenta oggi? Aveva un ponte levatoio doppio che portava alla sua entrata. Questi sono i blocchi di combattimento del forte delle finestre, che erano in cupola corazzata con pezzi da 57 mm di tipo Gruson. Sono due, uno è qui e l'altro è qua di fronte a me. Come dicevo, batterie in cupola corazzata di tipo Gruson da 57 mm che coprivano il pian dell'Alpe e la strada che porta a Ussò scendendo, e invece là si aggancia la strada della Sietta che porta a Sestriere. La particolarità di queste cupole è che grazie a una serie di contrappesi, come nella linea Maginot in Francia, le cupole scendevano fino a scomparire al livello del terreno per non farle rilevare. La strada delle finestre che porta a Susa. Arrivato su con non poche difficoltà, perché non sono buono. Laggiù a punta il Rocciamelone, che finché non studiarono le altezze con le misurazioni era considerata la montagna più alta che si vedeva. Ora torno alla moto e proseguo il mio viaggio. Eccomi qua, di nuovo illuminato dalla luce del Signore. Nice. Vicino al Forte Saint-Marie. Forte Saint-Marie, come il Forte delle Finestre, è stato costruito l'anno successivo, 1892. Forte delle Finestre 1891, 1892 il Saint-Marie. Chiamato anche il Cubo per la sua forma cubica. Ho trovato un cartello che mi pare un po' dal sole. Era anche lui, anch'esso un forte di tipo ottocentesco, come ho detto, col suo ponte levatoio, il suo fossato tutto intorno, però a differenza di quello delle finestre aveva il tetto piatto per posizionare i cannoni in barbetta sopra il tetto. Anche lui smilitarizzato nella prima guerra mondiale, mai più riarmato, e difendeva il pezzo della strada della Sietta che scendeva fino a Pracatinat, che si trova subito dietro il forte di Fenestrelle, perché sulla cresta c'è il forte di Fenestrelle e c'è questa strada che gli girava intorno. Dalla Sietta si poteva correre giù e aggirare il forte di Fenestrelle, e allora costruirono anche questo forte, tutto per via della battaglia della Sietta, con la costruzione poi delle batterie di Gran Coste e Gran Seren, che abbiamo già fatto un video. Qui sono tutte le ferritoie se avessero aggirato il forte, il suo cubetto. Laggiù c'è Fenestrelle, il paese e il forte. Questo
e quanto volevo fare questi due forti. Adesso risalgo in moto e via verso luoghi sconosciuti, sperando che non succeda niente di grave di nuovo. Alla prossima, col faccione del fratello, con Daniele, che poverino deve montare anche le mie cose. Per il canale, tutto per il canale, tutto. Iscrivetevi.